da figliolanta ti chiami Rosa, che bello un uomo ma me ne da misa. Rosa che dilli rosi ammottunata, rosa te non domperi la mia vita. Due di su una turista infasanti, impari sempre come rinforzati, a su di notte ti saluto. Il fascino del mercato è così, diciamo, bellissimo, no? Suonare in questo posto, c'è tradizione, passione, no? La nostra terra, la nostra Sicilia, la nostra città, quindi sicuramente questo è uno dei tanti posti che ad Augusta potrebbe essere rivalutato per concerti, per mostre, per esibizioni, rassegne, una chicca della città a disposizione nel centro del cuore della città. Sì, sembra quasi di sentire le voci dei pescatori, no? Che vanniavano tanto tempo fa, perché adesso il mercato è solamente preda dei ultras che scrivono cose sul calcio, oppure i ragazzini che inneggiano ai loro rappers preferiti. Però questi posti così belli, francamente è un peccato mortale lasciarli andare così alla deriva, perché non apprezziamo la storia e mi dispiace, perché ormai la gente di Augusta non si indegna più di niente. Questo credo sia il problema più importante: non indignarsi mai di niente. Questa è una cosa incredibile. Sono felice quindi di aver fatto anche 3 minuti di musica con degli artisti grandiosi come Ivan Cammarata e Salvo Tempio. Ma insieme a loro c'erano tutti i vagnatori del pesce spada che facevano sarebbe bello se la gente di Augusta si indignasse un po' di più e si incazzasse un po' di più e salvasse un po' la nostra terra, se vogliamo ancora viverci, se no napalm e via, come il film quello lì di chi era? Francis Ford Coppola, non capito. Ma io, diciamo, pur non essendo cittadino di Augusta, ho avuto sempre modo di apprezzare questo luogo passando per la strada e ho avuto modo di pensare, di, come dire, sognare un posto che possa contenere non solo la musica ma anche altre arti come il teatro, la pittura. È un posto che si predispone benissimo,
è un contenitore per l'arte, quindi è un peccato non sfruttarlo, insomma, tenerlo così in balia dei vandali o di chi vuole sporcare semplicemente, non ha cura della propria città. Rassegna Megarese ti dà voce. Raccontaci la tua disavventura. Denunciare i disservizi pubblici è un nostro dovere. Puoi contattarci su Facebook, sulla pagina Rassegna Megarese o chiamando al numero 329 37 64 993.